Grazie Presidente. Vorrei chiarire che con il segretariato abbiamo verificato gli aspetti sia formali, abbiamo verificato soltanto quelli formali e naturalmente sono rispettati tutti. Quindi tutti i passaggi formali richiesti per la delibera, i vari pareri dei municipi, degli uffici sono stati effettuati. Per quanto riguarda invece i passaggi informali ma altrettanto importanti, confermo quello che avevo già cominciato a dire. Probabilmente, non essendo presente il consigliere Ghera, i suoi colleghi non sanno che in realtà tutte le proposte di emendamento presentate le ho condivise via email, poiché appunto non era dovuto nessun altro passaggio formale né in commissione né per... Comunque io ho continuato a inviare non solo le proposte di emendamenti ma anche un testo in doppia colonna, testo depositato e testo aggiornato, quindi con in rosso le aggiunte e barrato le frasi cancellate. Quindi veramente il tentativo secondo me è stato fatto perché la volontà di lavorare insieme c'era. Chiedeteglielo e magari fate in tempo a riflettere su come esprimervi nei prossimi momenti. Veramente ci ho tenuto per 2 anni a cercare di arrivare a un regolamento condiviso da tutti. Quindi, nel caso in cui non ci saremmo riusciti, peccato, in ogni caso l'importante è arrivare al risultato, quindi ce ne faremo comunque una ragione. Ne parlo e mi riferisco anche all'immediata eseguibilità. Perché abbiamo avuto fretta negli ultimi momenti? Come sapete, l'attuale regolamento prevede per il 30 aprile la scadenza per la pubblicazione dei bandi. Oggi siamo al 12. La prima parte abbiamo effettuato insieme all'assessore Frongia già un incontro con tutti i municipi, ce ne sarà un altro domani, sono invitati tutti i presidenti, tutti i direttori, quindi, e anche proprio quelli del primo e del secondo municipio che non sono governati dall'attuale maggioranza, c'è stato uno scambio molto intenso soprattutto con loro proprio per condividere quelle che sarebbero state le novità introdotte dal testo nuovo, dall'aggiornamento del regolamento e quello che invece veniva confermato rispetto alla 263, che comunque fino a per ancora pochi minuti sarà il regolamento vigente e quindi tutta la fase che precede la pubblicazione degli avvisi pubblici in sostanza è molto simile, quindi non viene intaccata. Quindi la fretta per quale motivo c'è? Perché vogliamo pubblicare i bandi in tempo necessario per poter concludere le procedure e dare alle associazioni la possibilità di cominciare le attività a partire dal primo giorno dell'anno scolastico, così come vuole il regolamento. E quindi questo è il motivo della fretta, se fretta insomma può definirsi, comunque un atto messo all'ordine dei lavori dopo che già 2 settimane fa è stato iscritto all'ordine dei lavori. Per concludere, ho dimenticato prima, ringrazio Daniele per il supporto anche e soprattutto psicologico. Martedì ci sono arrivato molto stanco, quindi a un certo punto ho detto Daniele oggi mi devi aiutare perché sono stanco, quindi grazie Daniele per la tua presenza, che magari non si vede. Daniele non è venuto all'assemblea, ma non ha bisogno di dimostrarlo che lui c'è, che concorda, che segue, soprattutto il suo staff per quanto riguarda gli aspetti legali, gli avvocati che sono nello staff dell'assessorato e che mancano all'interno dello staff della commissione sono stati preziosissimi. Ringrazio lo staff della commissione, in particolare Manuela Lasio, ci tengo a fare un nome, che ha lavorato giorno e notte come insieme a me, e quindi ci accingiamo finalmente a votare questo nuovo regolamento per i centri sportivi municipali. Grazie.